Poracci, chi di voi non ha mai giocato a Breezing Vengeance of the Vintage Boxer? Not Funny è stato il più veloce di tutti, mentre già Peter Juice ha dato la risposta più sbagliata, ma che ha anche il suo senso. Questo è il prequel di Slaps and Beans, con staglio e olio. Ma è ovvio. Però dai, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche senza l'ok di Maria De Filippi. Quella di oggi sarà una puntata non poverissima, perché parleremo di un no clamoroso detto da Nintendo, di come Steam Deck potrebbe diventare la console definitiva e anche dell'annuncio di Street Fighter 6, ma non solo. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a estrarre la vostra Light Phaser e a partire verso la conquista non violenta di YouTube Italia e anche internet.com. Vabbè, avete capito, l'obiettivo è la fondazione del Poroverso. Lasciate quindi un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e venitemi a trovare anche questa sera alle 21.30 sul sito Viola, perché continueremo a discutere delle notizie di oggi anche in live. I link li trovate tutti quanti in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e inizierei dal momento più epico, ma allo stesso tempo random, mai visto sulla TV italiana. Qual è l'ultimo posto dove vi aspettereste di sentir parlare di Breath of the Wild 2? Vi lascio alle immagini e non aggiungo altri commenti. Zelda, come va? Zelda, ma sto aspettando. Cioè, la verità, sono un po' delusa come te. Con Zelda. Perché? È l'ultimo. Vabbè, ma adesso esce. Vabbè, attenderò, poi ci sentiamo. Esco sempre da là. Voilà. Semplicemente geniale. Ma per rimanere in tema dei giochi più attesi dell'anno, venerdì prossimo uscirà Elden Ring. È stato appena pubblicato un nuovo trailer da parte di Bandai Namco e nel frattempo si è svolto anche un evento digitale dove alcuni creator a livello internazionale sono stati invitati a provare e commentare il gioco. Salta fuori che Sabaku è stato straapprezzato anche dalla community internazionale e da molti è stato promosso come l'unico elemento che ha salvato la stream. Io a questo punto lo proporrei anche come rappresentante italiano all'Eurovision, non si sa mai. Domenica invece sarà il Pokémon Day e nella settimana che ci porterà dritti al 27 febbraio The Pokémon Company ha reso noto che ogni giorno sarà fatto un annuncio relativo al brand. I reveal riguarderanno giochi specifici, ma non c'è nulla a proposito di Legende Arceus. Per eventuali DLC dovremo aspettare ancora un po'. E per chiudere questa prima sezione mi rivolgo ai fan di Fire Emblem, non mollate le speranze. Three Hopes potrebbe non essere l'unico gioco del brand a essere annunciato per questo 2022 e la giornalista Emily Rogers ha ribadito come sia convinta che il prossimo episodio della serie principale sia ormai vicino al completamento, visto che Intelligent Systems avrebbe avuto a disposizione ben più di 3 anni di sviluppo e anche il supporto di un team esterno durante la lavorazione. C'è sempre una possibilità che il gioco venga rimandato al 2023, ma non dimentichiamoci che nel 2017 uscirono sia Fire Emblem Warriors che e si sa, il 2022 è un po' il nuovo 2017, no? Va bene poracci, passiamo alle notizie del giorno. Mai come in questo periodo si accusa la mancanza di volontà da parte di Nintendo di rispolverare grandi classici del passato. La chiusura degli eShop di 3DS e Wii U ci mette di fronte alla potenziale sparizione di centinaia di giochi condannati a rimanere nell'oblio, almeno fino a quando Nintendo non deciderà di riproporli in un modo o nell'altro. E la testimonianza dello studio Night Dive non fa che aumentare le perplessità da parte degli utenti. Negli ultimi anni abbiamo visto come quello dei porting e delle remaster sia un settore estremamente redditizio e sempre più in espansione. Ci sono infatti studi che si sono specializzati proprio nel campo e uno di questi è Night Dive Studios, team che recentemente ha portato su console moderne remaster di classici come Turok, Shadowman e più recentemente Power Slave Exhumed. Nonostante quindi abbiano un ottimo storico alle spalle e anche delle collaborazioni con Nintendo stessa, Stephen Kick, il CEO della compagnia, ha confermato di aver più volte tentato di proporre a Nintendo numerose remaster dei suoi titoli. L'azienda nipponica si è però dimostrata estremamente diffidente nel lavorare con sviluppatori di terze parti, rifiutando tutti questi progetti, anche se venivano proposti da chi si era già occupato di un porting di un titolo Nintendo 64 su Switch.
La cosa che fa più male di tutte è che nella lista delle priorità di Kick e del suo studio c'è Eternal Darkness, una delle migliori esclusive GameCube che non ha mai ricevuto una riedizione. Sì, è vero, ultimamente Nintendo si è aperta molto nei confronti di questo discorso e da un annetto a questa parte abbiamo visto dei ritorni illustri, ma il catalogo di giochi dispersi è sconfinato e per ogni passo fatto in avanti ce ne sono almeno due fatti indietro. È giusto quindi condannare la pirateria e l'emulazione illegale, però se dall'altra parte non proponi un'alternativa in grado di rispondere alle esigenze degli utenti, a Nintendo. Ma che dobbiamo fa? E visto che stiamo parlando di temi spinosi ed emulazione, torniamo dalle parti di Steam Deck, il PC portatile di Valve che fra poco dovrebbe essere spedito ai primi che sono riusciti a prenotarlo. Lo sapete, io sto seguendo il progetto con moltissima attenzione perché ritengo che l'hardware abbia delle grandissime potenzialità e sebbene non si tratti di un rivale diretto di Switch, ci sono delle caratteristiche che non vi nascondo mi piacerebbe tantissimo ritrovare su libri da Nintendo. L'idea di poter miniaturizzare il PC gaming di fascia medio-alta su di un hardware portatile per me risolve uno dei grandissimi colli di bottiglia di Switch, un limite che vuoi o non vuoi ne limita le potenzialità e l'espansione della libreria. È vero, Steam Deck non è una console portatile intesa nel vecchio senso delle parole. Scordatevi di mettervi sto mattone in tasca, però la portabilità della Steam Deck si appella allo stesso concetto che per me ha reso vincente Switch, il poter giocare anche lontano da una postazione gaming fissa, che per le mie esigenze è un fattore fondamentale. Ma soprattutto si tratta di un hardware concepito su un sistema ben più flessibile e aperto alla personalizzazione di quanto proposto da Nintendo. Switch non permette neanche di avere dei temi personalizzati, mentre Valve non ha paura di dare la sua Steam Deck in mano agli smanettoni, anzi, come abbiamo visto recentemente, quasi invoglia gli utenti alla totale personalizzazione. Quindi non giriamoci attorno, potrebbe trattarsi della macchina definitiva per quanto riguarda l'emulazione e per qualche strano motivo anche il Team Dolphin ha ricevuto in anteprima un'unità pensata per gli sviluppatori. Il risultato è ovvio e a quanto pare Steam Deck è già in grado di far girare Dolphin e l'emulazione GameCube, chissà, magari anche quella Wii. Chissà fra quante generazioni di console avremo finalmente accesso alla libreria GameCube su un hardware Nintendo. Intanto però, dall'altra parte della barricata, la preservazione videoludica passa attraverso altre metodologie. Voi che ne pensate di Steam Deck e della sua natura aperta? E chiudiamo poracci con il tanto atteso annuncio da parte di Capcom. Purtroppo non si tratta del remake di Resident Evil 4, che tanto state sicuri arriverà prima o poi, ma dell'annuncio ufficiale di Street Fighter 6. Cosa sappiamo di questo nuovo capitolo? In realtà ancora pochissimo, il breve teaser trailer mostra veramente poco del gioco, anche se i modelli di Ryu e credo Luke sembrano essere in engine e non pre-renderizzati. L'art style è molto più realistico rispetto a quanto ci ha abituato la serie nel corso degli anni e anche il nuovo logo, completamente ridisegnato, lascia presagire un netto cambio di direzione del brand. A parte il fatto che la produzione vuole diventare un punto di riferimento nel settore degli esports, non c'è ancora dato sapere per quale console è previsto Street Fighter 6, ma qualcosa mi dice che non lo vedremo su Switch, né la sua data di uscita, ma Capcom ha assicurato che arriveranno ulteriori informazioni la prossima estate. Ma le celebrazioni per il 35esimo anno della serie non finiscono qui. Oltre a una nuova patch di bilanciamento per Street Fighter 5 che uscirà a marzo, Capcom ha anche svelato una nuova raccolta, la Capcom Fighting Collection, che includerà ben 10 titoli appartenenti al passato, tra cui anche Vampire Hunter 2 e Vampire Savior 2 che non erano mai stati pubblicati all'infuori del Giappone e anche Red Heart, un gioco mai pubblicato su console e rimasto esclusiva degli arcade. Tutti i giochi avranno l'online play, strutturato in match ranked, custom e casual e ci sarà anche una sorta di museo interattivo pieno di chicche extra come artwork, concept art e oltre 400 tracce musicali. Il gioco uscirà il 24 giugno su tutte le piattaforme, compresa Nintendo Switch, e vi dirò, mi sembra una vera bomba. E voi poracci cosa ne pensate? Siete più in hype per Street Fighter 6 o per questa collection? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a questa sera alle 21.30 sul sito Viola per una nuova live dove ci saranno interessanti novità, altrimenti l'appuntamento rimane a domani con un nuovo video. Voi in ogni caso mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Eternal, Michele Deck, ciao!
Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Io sono il Poro Eternal, Michele Deck, non Dick, Deck.